Ciao a tutti amici di Eximardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il Perix MX1800, un nuovo mouse da gaming di tipo ottico. Partiamo subito da una veloce analisi della confezione. Nella parte frontale troviamo l'immagine illustrativa del mouse, il modello e il logo dell'azienda. Tramite un'apertura al libro abbiamo la possibilità di visualizzare il mouse all'interno della confezione. In questo video andremo ad analizzare il modello in colorazione rossa, ma come possiamo vedere dall'immagine a lato è disponibile anche in colorazione nera. Quindi resta a voi la scelta del colore preferito. Nel retro della confezione sono presenti alcune caratteristiche tecniche del mouse in varie lingue, tra cui anche l'italiano, e sono presenti anche i requisiti di sistema. Ai lati vengono riportate alcune caratteristiche tecniche del prodotto, tra cui un connettore USB 2.0 placcato in oro, il classico cavo rivestito in treccia di tessuto, oppure vediamo un po' 7 bottoni programmabili e lo switch di DPI on the fly. Al di sotto della confezione sono presenti le informazioni riguardo il prodotto e l'azienda. Non ci resta dunque che procedere all'unboxing del prodotto. Eccoci qui. Ok. Procediamo ad estrarre il mouse dalla confezione. Eccolo qui, ok, il bundle. Il mouse ovviamente è ospitato in un blister plastico. Procediamo a estrarre anche le ali, che sono dei supporti che ci permetteranno di regolare il mouse in base alla nostra presa, alla nostra grandezza della mano. Il bundle, eccolo qui. Ok. Ecco qui, quindi all'interno della confezione troviamo il mouse, come abbiamo detto, l'MX1800 della Perix, i due supporti o ali, come si vogliano chiamare, per regolare la dimensione del mouse in base alla nostra presa, alla grandezza della nostra mano, un CD con i driver per il mouse, un set di ricambio dei mouse fit e nulla. Quindi andiamo a vedere un attimo il mouse. Come abbiamo detto, il connettore USB è placcato in oro, il cavo è rivestito in treccia di tessuto con un motivo rosso e nero, quindi molto aggressivo, diciamo, dal piano estetico. Ed ecco qui il mouse in tutto il suo splendore. Abbiamo riscontrato un piccolo difetto di fabbricazione, qualcosa di piccolo, quindi è trascurabile. La dimensione e l'aspetto è molto simile al più conosciuto Corsair M60, come possiamo vedere. La base, la superficie inferiore è in alluminio, sono presenti 4 mouse fit in teflon e anche il dorso del mouse è praticamente simile, se non uguale, al Corsair M60 o M65. La presa è di tipo palmo. Sono presenti due tasti laterali, avanti e indietro. Lo scroll è di tipo cliccabile ed è anche molto silenzioso, ha una rotellina molto silenziosa. Sono presenti due pulsanti per lo switch dei DPI che vanno da un minimo di 800 ad un massimo di 4000 con uno step di intervallo a 1800. Non sono presenti ulteriori tasti, quindi è molto semplice e basilare come mouse, anche molto economico. La colorazione è la solita rosso e nero. Il sensore, come abbiamo detto, è un Avago 3090 di tipo ottico, quindi dovrebbe avvantaggiare i giocatori di FPS che prediligono molto spesso sensori ottici e non sensori laser. Che possiamo dire? Per altre informazioni, immagini e la recensione scritta completa, potete visitare il nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto da tutto lo staff, ciao!